Allora, il mister, che ritengo un buon allenatore, ritengo una persona per bene, probabilmente ha cercato di tirar fuori da questo gruppo determinate caratteristiche con un gruppo, scusa, con dei metodi che non sono idonei a questo gruppo. Fatale è stata la sconfitta contro il Benevento per Claudio Foscarini. Il gol di Improta inguaia il mister e tutta la squadra. Una situazione pericolosa quella dei biancoscudati, ultimi con 11 punti e 5 sconfitte consecutive. La società, per voce del direttore generale, vuole salvarsi, quindi via l'allenatore e almeno 10 giocatori a gennaio e dentro Bisoli, passato prossimo, e 4 o 5 nuovi innesti dal mercato di riparazione. Realmente sono stati fatti dei programmi condivisi dall'allenatore, condivisi dal direttore, condivisi dalla proprietà. Oggi ci ritroviamo a non avere la certezza, comunque è sotto gli occhi di tutti, che questi programmi ci possano essere utili per raggiungere la salvezza. Oggi la proprietà ha deciso che la categoria, a parte l'aveva deciso anche prima, non vuole assolutamente perdere la categoria. Sono stati fatti degli errori di valutazione tecnica, ma soprattutto morale di un certo tipo di giocatori. Oggi ci troviamo non a togliere dei poteri all'allenatore, ma a riprendere un allenatore che ha un determinato carisma, un determinato modo di lavorare e non che lui venga delegittimato nelle scelte di mercato, però la proprietà ha deciso che vuole fare 5-6 interventi di un certo tipo e verranno fatti 5-6 interventi di un certo tipo.